Eccoci qua, amici di Fano TV, pronti per cucinare ancora insieme a voi, qui direttamente dal circolo ricreativo Le Fontanelle. Oggi, come si dice, giochiamo in casa perché lo facciamo con due signore del circolo. Sono Domenica e Giuliana, benvenute. Grazie. Allora, oggi facciamo una ricetta proprio tradizionale di uno dei dolci proprio più tipici del carnevale, ovvero? Castagnoli tradizionali. Che più tardi andremo a friggere. Nel frattempo diamo un'occhiata agli ingredienti. Per questa ricetta serviranno farina, uova, latte, anice, olio, zucchero, limone. Scorzati limone, mettiamoci subito all'opera e andiamo a realizzare questi castagnoli di carnevale. Per la preparazione Giuliana sarà il braccio mentre Domenica sarà la mente. Quindi vediamo subito insieme il procedimento. Iniziamo a rompere le uova in una terrina, giusto? Ecco qua. Allora, per questa ricetta servono 6 uova. Questa volta ci serviremo dell'ausilio dello sbattitore elettrico. Sì. Ecco qua. Tutte e 6 le uova e qui facciamo con questa quantità castagnole per quante persone? Verrà una 60 di castagnoli. Ok, che io poi devo ancora capire, Domenica, se si chiamano castagnoli maschile o castagnole, come invece molti poi le chiamano. Castagnoli, penso maschile, che sia più... Maschile. Sì. Andiamo allora con lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo il latte, aggiungiamo l'anice, olio, lo zucchero. E cominciamo con la farina. Quindi la farina da ultimo. Sì. Aggiungiamo il lievito, 2 bustine. Sì. Come deve essere questo tipo di impasto, come consistenza? Morbido. Morbido. Si prende col cucchiaio. Perfetto. Perché poi con un cucchiaio dovremmo andare a friggere. Si stendono sulla tavola. Ah, si devono stendere, allora poi lo vediamo. Nella serie io non li ho mai preparati, questa proprio è la riprova che facciamo a sentimento, non ci siamo proprio preparati. Intanto però possiamo ricapitolare gli ingredienti. Occorrono 6 uova, latte un bicchiere di anice, olio extravergine di oliva 6 cucchiai, succo e scorza di un limone, 2 bustine di lievito per dolci, farina quanto basta ma indicativamente 600 grammi, quindi 100 grammi per ogni uovo, e poi lo zucchero 6 cucchiai, quindi per ogni uovo ci va un cucchiaio di zucchero. Quindi questo impasto si deve fare necessariamente con lo sbattitore elettrico oppure si possono sbattere gli ingredienti? Una volta non usava lo sbattitore. E si faceva tutto manualmente, ok. Questo lo diciamo per chi magari vuole ripetere questo procedimento pari pari. Ecco, io invece da profana pensavo che con un cucchiaio passava, andassero presi, e perché ci sono dei dolci che si preparano in questa maniera, no? Quindi dolce tipico di carnevale nelle vostre case è questo tipo di castagnolo, sì, qua, oppure li fate anche in altre varianti? Io faccio sempre questi quando li faccio. E li fai soltanto a carnevale? Oppure ti viene voglia anche... È come il panettone, si usa solo a Natale. Va bene. La castagnola si usa solo a carnevale. Soltanto a carnevale, va bene.
Una volta che l'impasto è della consistenza desiderata, bisogna mettere sulla spianatoia un po' di farina, perché dovremo provvedere a stenderlo a cucchiaiate, giusto? Sì. Ok. Allora, prendiamo il cucchiaio e lo dobbiamo intingere in un pochino di olio in modo tale che l'impasto non si incolli. Poi viene passato un cucchiaio di impasto all'interno di un recipiente dove è stata messa la farina, e questa farina messa sulla spianatoia altro non serve se non per non far appiccicare l'impasto stesso alla spianatoia. Ecco qua. E dobbiamo dargli una forma un po' allungata, giusto? Sì. Ok, quindi la forma gliela diamo sin da adesso. E così proseguiamo fino a quando non abbiamo terminato tutto l'impasto, che poi dovremo andare a friggere. Precedentemente, insomma, noi abbiamo già acceso il nostro gas perché ci serviva l'olio pronto per friggere questi castagnoli tradizionali tipici appunto del carnevale. Abbiamo messo il nostro impasto direttamente in olio bollente e con l'ausilio di una, in questo caso una forchetta in legno, comunque può essere anche un cucchiaio, l'importante è che sia in legno, li facciamo girare in modo tale da friggerli uniformemente. Quindi quando saranno dorati poi li possiamo togliere dal fuoco, giusto? Sì. Quindi qualche minuto. Basta poco. Si pochi minuti. E qua intanto si continua, Domenica, a preparare. Sì. Anche qua un profumino che non vi dico. E poi questi vanno cosparsi con lo zucchero semolato. Sì. Ma è la stessa ricetta che si utilizza per fare il castagnolo ripieno? No. Questa è un'altra ricetta ancora, bene. Perché il castagnolo ripieno deve andare in forno. Ok. E questi invece sono rigorosamente fritti, guardate che belli, che profumo. Prima di essere impiattati vanno zuccherati in questa maniera. Si prende ogni singolo castagnolo e lo si passa nello zucchero che abbiamo precedentemente posto in una terrina. E poi li disponiamo in un vassoio pronti per essere divorati, perché questi vanno a ruba, è vero? Vanno a ruba, qua uno al morso e nemmeno ti accorgi. Siamo quasi arrivati al termine di questa puntata. Signore, soddisfatte? Sì, sì. Avete fatto proprio un bel lavoro di squadra. Io che voglio unirmi a voi, a questo lavoro di squadra, mi sono offerta come assaggiatrice ufficiale, quindi evviva il carnevale e tutti i dolci, in questo caso i castagnoli che sono stati abilmente preparati. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Va bene, grazie. Buongiorno. Grazie.